ragazzi, io sono GX97 e bentornati qui sul mio canale con questo nuovissimo video di Fortnite. Raga, ovviamente prima di iniziare con il video io vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessun mio video. Se siete iscritti controllate anche voi che la campanellina si attiva, perché probabilmente avrete premuto il tasto dell'iscrizione senza attivare la campanellina e così vi perdereste tutti i prossimi video e le live, quindi fatelo. Ovviamente lasciate un bel pollicione in su a questo video, vediamo di raggiungere i 100 likes. Lasciate un bel commento qui sotto, fatemi sapere cosa ve ne pare di queste cecchinate e ditemi se anche voi avete fatto una cecchinata simile nella vostra vita. Detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Raga, come sicuramente avrete letto dal titolo, siamo qui con un video reaction. Infatti non ho mai fatti, però adesso ho intenzione di fare questa reaction alle migliori cecchinate al mondo della storia di Fortnite. Ebbene sì raga, avete capito bene. Sicuramente se mi seguite in live, e se non lo fate ancora vi lascio il link di Twitch in descrizione, mi raccomando andate a seguirmi perché sono in live ogni giorno dalle 18:30. A me piace molto usare il cecchino raga, e adesso andrò a vedere un po' i migliori player al mondo cosa hanno fatto con quest'arma. Ok ragazzi, ci siamo. Allora vediamo un po'. Qua va bene, immagini, sniper shootout, perfetto. Ora vediamo un po' cosa fanno questi qua. Scusatemi se la visuale non è dei migliori, però appunto come vedete non sono io che ho registrato questi gameplay. Attenzione qua, colpi di quickscope raga, mamma mia. Un altro, prendo pesce secco in volo. Mamma mia raga, non credevo che quickscope potesse essere fatti così bene su Fortnite, a dirvi la verità. Attenzione, e qui una bella vittoria reale con le ultime kill di cecchino. Direi che ci sta veramente veramente tanto. Questo qua cosa fa? Si pare due slurp, perfetto. No, a no scoop. Questo era il caccia se non sbaglio. No scoop di caccia. Attenzione qua col barrettone, mamma mia. Barretta e caccia raga, accoppiata, vincente tutta la vita. Poi vediamo un po', quello lo vuole piccolare così a caso e un no scoop risulta veramente facilissimo. Ancora di no scoop raga, è veramente una bestia questo giocatore, devo dire. Qua 225 l'ha veramente spaccato. Poi vediamo un po', dal caccia, switch al barret, boom. E per i giocatori è veramente la fine, spettacolare raga, mamma mia. Ok allora, entro in questa casa, vediamo là c'è il player così a caso raga, senza che neanche si veda dove ha sparato, lui lo prende e lo killa, senza fare nulla proprio, preme solo il pulsante per sparare, ottimo. Da sopra la calamita salta col caccia raga, ma come ha fatto a fare questa kill? Non ci posso veramente credere. Mamma mia, salta e fa no scoop raga, veramente qualcosa di incredibile. Ancora di no scoop raga, ma questo qua li mira i giocatori. Voglio capire come fa a sparare e colpirli senza che neanche li punta. Come fa senza mirino? All'altro player di... No, questa adesso mi dovete dire come ha fatto. Adesso scrivetemelo nei commenti se lo sapete, perché qua è veramente assurdo. Meno male che almeno qua è stato ucciso, perché dico, se no. Attenzione, là abbiamo un pupazzo di neve, si avvicina. Vediamo, volevo provare pure a cecchinare il pupazzo. Mamma mia raga, come l'ha preso? Ha spostato subito poi la visuale del cecchino, incredibile. Ok, 94, subito inizio game così. Uno mentre vola col paracadute lo prende. Come ha fatto, voglio capire. Qui addirittura con l'edit raga, ma è una bestia. Attenzione, subito inizio game. Qua c'è un pupazzo di neve, prende la palla. Cosa vuole fare raga? Lancia, lo hitta. Come l'ha killato? Questo non l'ho visto. Ah, con una caduta, ok, l'ha hittato con la palla da neve e poi è morto, raga, non ci posso credere. Attenzione, entra dentro al box, così, di piccone, non capisco cosa c'entra col cecchino, però ci sta. Attenzione, qua ancora hit con la palla di neve, boom, ne killa subito l'altro, raga. Vai, voglio vedere altre cecchinate pazzesche. Si sta per buttare dal bus, vediamo un po', subito si fionda e dritto in mappa. Sicuramente già vuole prendere il cecchino per fare qualcosa di pazzesco. Ah, raga, se sentite l'audio molto molto meglio è perché, come vedete, ho cambiato cuffia. Sono ritornato ad usare quelle con il raffreddamento a liquido e perché l'ho mandate a cambiare, dato che avevano un problema col fruscio del microfono. Attenzione, ne incontra uno subito lì col barret raga, che no scoop ha tirato. Veramente una cosa assurda. E poi il bello è che li va proprio a cercare player, non è che dici le fa a caso a distanza col cecchino. No, li va a cercare e li va a fightare così. Questo bat, infatti raga, l'ho lettato. Oh sì. No vabbè, lettato raga di no scoop. Ma quanta distanza era, non ci posso credere. Poi vabbè, ovviamente lo va a pushare subito. Cosa fa? È un pazzo veramente. Boom, lo push raga in endgame praticamente. No switch arma raga, guardate, ha solo caccia. Non ci posso credere raga, l'ha preso raga. Un altro, pure un altro, no vabbè, questo... Lasciate subito like e spolliciate raga, perché è veramente incredibile. Qualsiasi arma switcha a cecchini, quindi lui non fa altro che giocare con il cecchino raga, e li va a pushare. Gioca tutte le partite così, guardate, siamo pure in endgame. Attenzione, l'altro ovviamente raga, gli altri fightano contro di lui con tutte le armi del mondo, Scar e quant'altro. Lui usa solo i cecchini, però li killa tutti, vediamo. Io mi chiedo come fa il nemico a non killarlo comunque. Ok, attenzione, sono rimasti in 8 se vedo bene, cioè questo fa vedere proprio l'endgame. L'altro lì ha provato un altro no scoop di caccia, raga, mamma mia.
Lo vanno subito immediatamente a pushare e qua lo killa sicuro, raga. Ok, prende il muro. Diretto così, una cecchinata diretta, perfetto. Mamma mia, raga, incredibile. E sono rimasti in 7. Attenzione, 9 kill totali, 13 kill di squad. Attenzione, raga, qua non ha vita. 3 di vita, come l'ha killato quello? Come l'ha killato con 3 di vita? Veramente pazzesco, raga, incredibile. Questo è l'endgame più bello della storia di Fortnite, raga, incredibile. Ah, eccolo lì in fondo, raga, fa muri in modo da non farsi prendere. Ecco, analizziamo pure la tecnica. Qua vicino al camino della Slurp. Potrebbe pure distruggerlo volendo. Mamma mia, vi immaginate perdere una partita perché vuoi fare una cecchinata? Però si ostinano a killarlo. Boom! E qua fanno pure Victory Royale. Veramente qualcosa di pazzesco. Ma mi chiedo, ma com'è possibile? Poi qua fa pure un po' di edit. Veramente incredibile. Va bene, ragazzuoli, che dire? Questo video delle reaction alle migliori giocate e cecchinate di Fortnite, direi che può finire qua. Sono veramente rimasto stupito da ciò che i miei occhi hanno visto. Mi raccomando, lasciate un bel like. Vediamo di arrivare assolutamente ai 100 likes. Ovviamente, se non mi supportate ancora nel negozio oggetti di Fortnite, mi raccomando, non dimenticatevi assolutamente di inserire il codice supporta un creator Joe_X97 tutto stampatello. E se effettuate qualche acquisto, non esitate a taggarmi su Instagram. Noi ci becchiamo venerdì con un nuovissimo video. Per oggi, da Joe X97 è tutto. Bella regà!